fiera portiamo come novità il cappotto sismico geniale. Lo abbiamo già presentato in occasione del MADE Expo e nell'occasione di questa fiera portiamo le prove di laboratorio che abbiamo realizzato in collaborazione con l'Università di Padova all'interno del progetto Smart Cladding, dove abbiamo realizzato in sede nostra un banco prove in dimensioni reali con una fondazione lunga 13 metri, larga 4,50 m e profonda 1 metro, dove abbiamo realizzato due set di contrasto per testare con prove cicliche di rottura quattro diverse tipologie di pareti applicando il cappotto sismico. Ora siamo in fase di elaborazione dei dati risultanti dalle prove per elaborare poi un prontuario di calcolo e dei fogli di verifica per la messa a punto da parte dei tecnici dell'utilizzo della nostra soluzione tecnologica. Qual è l'obiettivo di fondo? Un'unica soluzione, un'unica tecnologia che permetta contemporaneamente di raggiungere due obiettivi fondamentali: la messa in sicurezza strutturale degli edifici esistenti e quindi l'applicazione del sisma bonus e l'efficientamento energetico sempre degli edifici esistenti, quindi l'eco bonus. Poter con una sola soluzione tecnologica dare una risposta concreta, veloce, semplice ed economica alle due problematiche fondamentali che oggi sono radicate negli edifici esistenti, per noi è una grande sfida e la ricerca e l'ottimizzazione di questa soluzione è il compimento, l'ottenimento di un risultato per vincere questa grande sfida per il futuro. La grande problematica che poi ci siamo posti è poter mantenere gli edifici operativi durante questi tipi di intervento, che normalmente è semplice per gli interventi di efficientamento energetico, ma è molto complesso per gli interventi di messa in sicurezza strutturale. Ecco che con il cappotto sismico geniale siamo in grado di intervenire a risolvere entrambe le problematiche con una minima invasività, cioè intervenendo solo all'esterno dell'edificio senza dover intervenire al suo interno, quindi garantendone l'operatività durante le operazioni e quindi le lavorazioni di messa in opera della soluzione strutturale. Infine, come tutta la tecnologia Ecosism, anche il cappotto sismico è configurabile nella scelta dei materiali isolanti e si completa, così come il cappotto armato, con una finitura di intonaco, quindi armato, non più una rasatura di un cappotto, ma un intonaco che è in grado di resistere negli anni anche agli urti accidentali, alle forti grandinate e a quelli che possono essere dei danneggiamenti a cui il cappotto normalmente non è in grado di resistere. Le prove di rottura sono state funzionali a verificare l'instabilità della lastra sottile in calcestruzzo armato, che è la base del cappotto sismico, quindi le prove ci sono servite a verificare e da eliminare eventuali fenomeni di imbozzatura e quindi anche di rottura fragile di una parete così sottile. I risultati sono estremamente interessanti, a breve forniremo a tutti i tecnici, agli ingegneri e alle committenze interessate i risultati, il prontuario di calcolo e quindi i prossimi step della ricerca. Seguiteci per avere le ultime novità.